Il Roero sta crescendo grazie ai suoi prodotti e a una comunità in grado di promuoverli. È quanto emerso nella cerimonia del premio giornalistico del Roero il 22 luglio a Monteu. Nato 25 anni fa dall'idea del consigliere regionale Giovanni Negro, il riconoscimento viene consegnato a giornalisti italiani e stranieri che hanno saputo valorizzare il territorio con i loro articoli. Tra i premiati, oltre ai giornalisti, sette pionieri che negli anni 70 hanno deciso di produrre l'arnese secco e non più dolce, idea rivelatasi vincente. Un'iniziativa importante, di cui ringrazio il collega Giovanni Negro che è stato il fondatore, un premio importante perché nasce dal mondo del lavoro, cioè questi sette imprenditori che 25 anni fa lo hanno voluto mettere in campo per ringraziare coloro i quali cantano il Roero, scrivono di questa zona magnifica del nostro Piemonte che ha tanti prodotti ma che ha tanta laboriosità, e quindi credo sia anche molto significativo che il premio sia ritornato nella piazza della frazione dove era nato 25 anni fa. Io penso che questi premi siano positivi se hanno un valore per raccontare un territorio e per portare attenzione su un territorio. E io sono contento di essere qui e di aver avuto un riconoscimento. Sono contento perché si è notato come la stampa abbia cercato in questi anni di dare visibilità a uno dei territori della sua tradizione, uno dei territori in cui questo giornale ha le radici.